Eccoci di nuovo in viaggio. Oggi sempre l'architetto Cavagnaro ci accompagna a vedere ciò che io avevo identificato come un vecchio paesino abbandonato. Con noi, oltre a Rinaldo, la telecamera di Marco che ci inquadra, il professor Fiordaliso, come ha detto la logistica, anche da frenare, che se mi procimitete sono in veloce perché tu, non se sbagliamo. Allora Rinaldo, però tu hai inanellato qualche altra cosa. Diciamo che già che siamo di strada, come si dice, e oltre che vedere questo paese che è sempre una delle frazioni del comune di Neirone, oggi cercheremo di parlare di Saturno, poi vedremo magari le sorgenti della nostra Entella, più o meno, andremo nel paese più alto della Fontana Buona, rifaremo il valico montano dello Spartiacque e finiremo appunto nel valico montano della Fontana Buona. Vediamo cosa, se la fortuna ci assiste, cosa riusciamo a fare. Sì, soprattutto sperando che non ci sia neve, dovrebbe. No, è nevicato questi giorni, ma adesso per fortuna queste giornate assolate, insomma la temperatura è salita, quindi in quelle zone si è abbastanza sciolta, insomma. Bene, allora nell'attesa di vedere questo itinerario vi facciamo capire che strada stiamo facendo. Boom, boom, zoom, zoom, boom, boom, zoom, zoom, yes, come on, baby, let's boom, boom, yes, zoom, zoom, oh, boom, boom, zoom, zoom, yes, come on, baby, let's. Ora architetto, ci hai portato a San Marco Duri, che tra l'altro io è la prima volta che vedo nella vita. Meno so ti frago ti che hai mai no, stato? No, mai stato, mai stato. Allora Rinaldo, raccontaci. Ho portato qua perché qui c'è da raccontare una storia che si rifà un po' agli States, all'emigrazione dai nostri posti. E parliamo, abbiamo detto in macchina, di Saturno, ma non è Saturno il pianeta, che c'entra o non c'entra, ma parliamo della fondazione Saturno, che è una fondazione americana potentissima, che finanzia per esempio la sede centrale della Croce Rossa Italiana, tanto per fare un esempio. Porca galera. Che ha origine in questo piccolo paese della Fontana Buona, San Marco Durri, perché ha origini circa 150 anni fa, perché un trovatello del Pamattone, che tu da buon genovese, certo, sai cos'è? Era il vecchio ospedale genovese. Esatto, nel 1800, all'età di 6 anni circa, nel 1858, fu affidato a una famiglia di San Marco Duri, una certa famiglia Vanzino.
Quest'uomo, questo ragazzo, crebbe, imparò l'agricoltura, tutte le cose che si potevano fare in questa. Arrivata alla maggiore età, decise di mettere su famiglia e per non prendere i soliti nomi che si davano della casa grande, sapete questi nomi, andò dall'ufficiale d'anagrafe il quale dice: ah, ma lei fa il contadino? E dice: beh, sa, potrebbe prendere il nome di Saturno perché è il pianeta che porta fortuna ai contadini. E così fece. Quest'uomo andò in America, in Nevada in particolare, come tanti emigrati. Fece fortuna soprattutto con l'edilizia, perché comprava dei terreni alle periferie delle città che poi man mano si espandevano, quindi diventò, diciamo, sostanzialmente molto molto ricco. Ebbe due figli, i Joseph e Victor. Raccontava ai figli che le fatiche che si facevano in questo paese, la durezza della vita di questo paese, e volle sempre sdebitarsi. Morì nel 1925 senza esaudire questo desiderio. Lo esaudirono i figli, i quali nel 1956 furono raggiunti più o meno da una lettera del parroco all'inizio degli anni 50, nel 53. Nel 1956, tramite la Banca d'America, che come sapete è stata fondata da un altro fontanino di origine Fontanini, Giannini, regalarono 25 azioni della loro società a tutti gli abitanti di questo paese. Quelle 25 azioni allora valevano circa 800.000 lire dell'epoca, che erano un capitale, perché a quell'epoca vi potete immaginare che nel 1950 mi pare fosse lo stipendio medio intorno alle 20.000 lire al mese, 25.000 lire al mese, forse anche meno. E pare che qualcuno le rifiutò perché diceva: ma su regala magari, no? Cioè, che sai, è una trappola. Qualche trappola, perché sapete come siamo. E grazie a quei soldi rimisero a posto il paese, fecero parecchie cose, in alcune famiglie entrarono dei milioni, con quei comprarono degli appartamenti, eccetera. Loro non vennero mai in Italia, però insomma in qualche modo sono stati ricordati con questa cosa. Oggi la Fondazione Saturno, attraverso la Wallis Bank, quella che ha comprato la Banca d'America, un nome del genere, finanzia in tutto il mondo attività per l'infanzia, filantropiche, eccetera, eccetera. E ancora oggi gli abitanti di San Marco Turi ricordano questa fortuna? Ma direi di sì, anche se poi per assurdo, come vedete, questo è uno dei paesi, come quello che andremo a vedere tra un po', sostanzialmente non ti dico spopolati, ma poco popolati, e forse cioè la modernità, quello che è successo negli anni 60, le nuove strade che magari sembravano lì per lì, sono state poi il veicolo di primo abbandono. D'altronde l'economia purtroppo, come abbiamo detto altre volte, vince su ogni... ogni aspetto culturale, scientifico, eccetera. Comunque questa è una piccola storia, ne vedremo un'altra poi più avanti, un po' diversa, ma insomma sempre di questo tipo di... Una domanda volevo fare io, ma questo ragazzo Trovatello, e gli cambiarono cognome? Perché sì, se lo cambiò lui, cioè nel senso che quando andò alla maggiore età dice di fare famiglia, quindi aveva bisogno di un cognome, e non prese il cognome della famiglia. Questo non so perché all'epoca eravamo, quando è venuto qua, eravamo ancora Regno di Sardegna, dopodiché, e quindi l'ufficiale d'anagrafe gli suggerì questo nome. Infatti Saturno, un cognome che in Fontana, ma non credo al mondo, non so, ma in Fontana Buona proprio non ha nulla a che vedere con i cognomi tipici di questa valle. Fantastica storiella. Bene, allora prima di procedere a vedere il paesino che siamo venuti a scoprire, vediamo un po' di immagini di San Marco Durri, già che siamo fin qui. Rinaldo, un'ultima cosa, scusa, vedo, puoi toglierti il cappello che è nuovo, non è quello dell'altra volta, toglielo un momento, hai fatto un magnifico lavoro di restyling, mi complimento. Sì, ecco. bene. Allora, miamo Sengio. It was because of her, French poodle, I knew she was my style. I took a look at her, French poodle.
then she started to smile. We began to talk, and after a while, she introduced herself. I said, I'm so happy meeting you, child, 'cause I'm a dog lover myself. I took a hold of her French poodle. The pavement started to rock. I held the leash of her French poodle. And by the end of a block, we walked arm in arm. Cupid worked his charm. My dreams were coming true. Yes, we fell in love. I own the poodle too. Took a hold of her French poodle. The pavement started to rock. I held the leash of her French poodle. And by the end of the block, we walked arm in arm. Cupid worked his charm. My dreams were coming true. Yes, we fell in love. Now I own the hound dog too. Come dice l'architetto? Capolinea. Capolinea? Capolinea. Quindi questa è la seconda frazione di San Marco Durri. Sì, sostanzialmente sì. Tant'è vero che adesso andremo a vedere il fatto che il monumento che abbiamo visto sotto ai nostri signori Saturno, siccome siamo un paese che quando ci mettiamo di fronte intorno a un tavolo in tre facciamo quattro partiti, ne abbiamo fatto una anche qui, tanto per gradire. Viva la Liguria, viva l'Italia! Certo. Vabbè. Vorrei segnalarti che qui ci sono i galli sul serio, Ci sono. Tu lo sappia, ci sono e come. Lucate, se spavento. Dici che ci danno? Ma che? Ma sono gli stessi da su? Sono gli stessi, sì. Ma perché la foto dei monumenti? Ma appunto. E poi adesso questo figuro forse. E questo lo sa lui. Venga un po'. Buongiorno, signor, ma fai piacere, basta se mi aiuti. Un po' di paese anche messo te. Sì? Sono nato qui. Ah, c'è è nato qui, però c'ha parla senese, come mai? Quindi, c'ha la vicina Sena? Tanto. Leo Ghianto 50, se ricorda bene, tutto. Ecco, come mai vuoi fare i monumenti, Kinder, sono perché, perché sa come è la situazione. Cioè, perché comunque quando sei messo in Italia a discutere non vuoi andare chi, non vuoi andare sempre stretto. Sempre stretto, Un paese è un po' acqua con le Unio. Ma via. Do resto anche quando la messa in campagna, perché i veggi, il paese o le acciocchie.
Sì, è un po' più grosso. Un grosso. Mentre l'asilo è quello che ha un nome. E poi a Gescia, l'asilo. Sì, sì, sì. È successo così. Allora chi abbiamo fatto questo, poi le venivano a inaugurare, non andavi di ne. Anche lei le storie di quelle. E dice che lei ho 25 assiumo e tu sei tu mia lì dell'epoca, le vera? Dell'epoca, sì. Ho capito. Perché quindi praticamente poi... E poi le è venuto tanto perché le ho assunto da Banca of America. Ho capito, ho capito. Quindi poi... se posso domandare, signore, vi sei trovato da un momento all'altro con qualche milione in mano? Per forza. Ma tanti? Eh? E han tanti questi di ne? E bellino, a quei tempi chi vedi senza pensione? Senza niente. All'estate una grande cosa. Perché... Che poi Leo, quando è venuto a Ciuca, ha un sacco di dinero perché Leo 2.000 erotti, 2 milioni e tanti. Sì. Perché poi ne tocco, mi me lo vendo perché tra i quali ho il peggior appartamento a Siena. Ma lo vendi perché ti tocco denunciare allo Stato italiano, all'evasione. Quindi sempre la solita storia. sempre la solita storia. Quelli che chi è, mi sono sempre in discussione perché penso che ora dopo il 4 che sì, hai avuto, vedia i tacci. Ecco, ma come sta che passi? Vedia che bacchetto colo. Come sta che passi? Ma le vea che qualche dicono la buscita, qualche dicono la buscita. Che è una casa, un tempo. Scusi, ma lei è una donna, sì. E con due figli, maschi e figli, hanno la riservata, hanno la voce, perché la via Puglia che... ma lei è di quelle che viveva con due pegue, quinti paesi una volta. Ecco. E quindi con quelli di Nelly poi avevi sistemato? Le case le è venute dopo, dunque le ho tutti i ruderi. La sistemato poi lì, grazie, vedi, quella lì è una casa che... Prima che stavo, poi che hanno fatto una stalla dell'aula, ho secchesso, sì, che si fa seccare i castagni. Sì, sì, le hanno paese. A quanti metri siamo che scio? 600, 620, chi? Ah, bene. Poi lascio io e siamo verdi. E lei si è trasferito qui definitivamente, oh? Sono andato un pescio del 94, abbiamo tanti amici, li a San Cotardo. Anzi, a Mossa. Mi hanno detto, Gigio, bisogna che ti venga a fare il socio, la croce rossa, andiamo a fare il socio. Belin, a mattina ti stai su perché non si può stare a letto, perché la moglie deve fare un letto, ti dice no. Stanno su e levita di pe, io credo. Vanno in tubar, in gianco, arriva lei in gianco, arriva lei in gianco. A mezzogiorno andà a casa, ma la moglie mi ha detto, mia che ti sciolto in gianco da oggi. Perché adesso io tutte le mattine, tutti i giorni, sono venuto su, ho fatto una petina, oggi io, e non sono, mi tocca andare su, perché me ne sono, mi tocca andare su due giorni a settimana, a pigiare la scuola, ma... va bene. E tanto mi passo, cosa faccio? Dormo tutto il giorno, guai un mondo. Quanti abitanti che sei di questo paese, circa residenti? Più o meno. Chi così è che siamo, che se vediamo in due, mio e il signor De Sutta. Sì, vabbè. Se vediamo al giorno. Sì, gli altri sei e anni. Poi non c'è nessuno. Se a sei, chi no, forse, ma De Sutta che è di Monte Carugio. Ti casessi lì a sei, a mattina è lì. Scusi, ma lo ha già anche ora non se ne beve più. No, guai. Ho fermato, tanto. Già anche Niba e via. Le cucine. E invece chi è povera gente, e invece che ne c'è poche, ormai un di invece sono mio 80 anni, Gancu, che ne ha un decento un anno è morto. Però. Sento una bella età. L'affetto, o se è dove. Sì, una bella età. Già che siamo qui, Rinaldo, domandiamo un po' a sto signore se quello paesino dove andiamo un con qualcosa da vedere, come si chiama? No, le saieu è questo, le saieu. Le saieu è questo. Perché chi è che ha quattro facce? Le saieu, pesa, seggia
E canoa le sudaggi. Allora, Scià, sa perché sono venuto fino a qui? Perché stupidamente ho visto in rete immagini de fotografie di case di Rucchè. E ho detto, andiamo a vedere questo paese qui, ma chi belin è in tutta noi? In tutta posto. Una di Rucchè è quella lì, quella di Zena, quella del tuo comune. Quindi, uno che è in centro come quello che ho visto, meno non in niente. Ma quali fotografia lui. Chi gabinetti in casa a quei tempi all'andata a stare dai vacche, perché gabinetti non ne ha per niente. Beh, posso immaginarlo. Allora invece tutti... No, beh, qui se l'hanno risistemate anche grazie a quelle... Certo. Rivisse, certo. Ora, magari giù nel Caruggio, come dicevo, qui un po' di... No, diciamo, magari giusto anche di sotto. Giuliano, io devo fare ancora una domanda a questo signor. Come si chiama lei? Diosma, sono origine, ma DNA è greco. Diosma Luigi. Gigio. Diosma Luigi. Bene. Ciao Gigio, sciala, come si dice a Zeno, bell'indio, mi fa piacere. Non credo più alle fenie. Però è molto, molto in gamba. Complimenti. A mattina sta con scifito, perché è golorto. Con freddo mi dà fastidio. Se non destra sta con scifito in cui. Porca miseria. Ma non che sta che sciù, proprio bronzo, sta che sciù e parto, basta. Che è caldo, che è bello, vado a bagnare, poi al giorno che va a letto, dunque verso 4 mesi se te vediamo lì sotto che è un baracco, fai, ne fa fresco. Ah, e fai due commenti. E che è un commento lui, ti aveva un modo politicamente all'altro e via. E via, e via. Alle fini, alle cangio tutto, che i robot, non considero lavoratori, allora, ormai che tutto... Le catene di montaggio... Di montaggio, alle fini. È tutto robotizzato. Ma sa, vediamo che le fanno e tasce, allora, dopo il 4. Sì, allora, nel sistema. Sì, sì. Che ne di quelli che pensano qua, vabbè, fanno. Che dico, ma ti vedi, perché ho tutti 3 miliardi. Sì. 3 miliardi, chi paga? Pensionè, povera gente. Così. Ciao Gigio, grazie di questa. Arrivederci. Ciao, è stato gentilissimo. Ciao, è stato gentilissimo. Goodbye. No use leading without you. This is where our story ends. Never lovers, ever friends. Goodbye. Let our hearts call it a day. So with my best, my best.
most of all, when snowflakes fall, I wish you Siamo venuti in alta Val Fontanabuona, ma veramente alta, perché qui tira una borrella, come si dice, che non è seconda a nessuno. Allora, qui siamo in un punto piuttosto alto. Dove siamo, Rinaldo? Siamo alla chiesa di San Martino del Vento, e si sente, si vede. Ce n'è un altro giù sopra Carasso, sì, San Martino del sì, Vento. Esatto. Ora, qui siamo in un insediamento, in una... che viene dato per il XII secolo o per il XV secolo, la cosa ancora abbastanza controversa. A mio avviso, no, il fatto che sia dedicata a San Martino, protettore dei viandanti, queste cose, io ci vedo poco nesso da questo rispetto al sito dove è collocato geograficamente. E questo secondo me è più un insediamento, diciamo, di tipo monastico, in qualche modo un assaggio di qualche insediamento che poi sia stato abortito. Se posso interrompere, sì, dirò che da ciò che si evince sembra una chiesa romanica. Sì, certamente siamo intorno, se siamo intorno al XV secolo, siamo in pieno romanico, cioè in pieno post medievale, ma insomma in pieno stile, in linguaggio romanico. La chiesa ha una navata e mezza sostanzialmente, quindi in parte sembra che sia stata poi interrotta la costruzione, questo potrebbe significare che si pensava di insediarsi, poi non ci si è insediati. Abbiamo visto quello che sembra un campanile, che sembra una torre di avvistamento o qualcosa del genere, ma ripeto, il sito, se abbiamo fatto un po' non si riesce a capire cosa potesse controllare su questo passaggio. È stato episodio invece in tempi recenti di un atto vandalico che risale al 2006, il 6 giugno del 2006. Quindi, se posso dire, il numero della bestia, cioè l'Apocalisse, esatto, di San Giovanni, esatto, 666. No, esatto, un significato esoterico di un certo tipo, dove furono in qualche modo ammucchiate le superlettili, incendiato, avvenne danneggiato la copertura, e fu un... Come vedete è un posto abbastanza poco frequentato, bisogna saperlo, mi dice appositamente, molto suggestivo. Occorrerebbe fare un approfondimento su come era l'organizzazione insediativa del secolo in cui si vuole andare a individuare questa chiesa, perché altrimenti resta un elemento sperduto in mezzo a un bosco su un crinale secondario che può avere tutti i significati del mondo. Certo, mi rendo conto, tra l'altro è un delitto non poterci entrare, perché secondo me... Dopo gli episodi che ci sono stati è anche giusto che ci siano, a un certo punto sia abbastanza, sì, ecco. E sono dei tanti siti però sicuramente interessanti, poco valorizzati, anche se in parte conosciuta perché è citata in diversi documenti, insomma, però poco valorizzati, che abbiamo visto di questa vallata, che forse meriterebbe qualcosa di più, insomma. Grazie a te, lo faremo. Senti, facciamo un po' di immagini, cerchiamo di dare ciò che possiamo di questa chiesa di San Martino. Sì, chiesa di San Martino del Vento. Crazy.
sleep, lullaby of the leaves. Cover me with heaven's blue. A song through the trees. Ooh, that fine melody caressing the shore, familiar to me, I've heard it before. Ooh, that's so glam, don't I feel it? Questa nostra ricerca odierna in Fontana Buona si è trasformata da alla ricerca del paesino perduto invece a un tratturo, direi, sulla cordigliera alta di questa Fontana Buona. Allora, l'architetto ci ha portato praticamente sotto la cima più alta degli Urali. Sì, siamo sotto il Monte Lavagnola. E siamo su quello che probabilmente è il ramo principale del nostro torrente Lavagna, nella nostra fiumana bella che poi arriverà in quel di della capitale, come dici tu, in quel di Lavagna. Quindi praticamente da qui partono le acque Franco che poi arrivano fra Chiavari e Lavagna, nell'entella, come noi la chiamiamo, l'ultimo tratto del fiume Lavagna, del torrente Lavagna. Devo dire, Rinaldo, che vista da qui è una zona parecchio, se posso dire, trascurata. Sì, qui trascurata, no? Siamo molto vicini a quello spartiacque che abbiamo attraversato nella precedente puntata al passo del Portello, tra un po' lo riattraverseremo in un altro passo. E quindi siamo in una zona abbastanza impervia, abbastanza acclive, come vedi, di cui Monte Lavagnola è una delle cime, più alte, anche una delle cime, diciamo, più ripide, più scoscese, più con poca vegetazione, insomma. Ho capito. Senti, dall'altra parte Valtrebbia, quindi. Ecco, dall'altra parte noi finiremo questa mattinata al Valico Montano, che metterà in comunicazione quattro valli. Sì, dall'altra parte Valtrebbia. Sì, e le altre due valli? Le altre valli sono lo Scrivia da un lato e la Bisagno dall'altro. Ah, ho capito, quindi il valico che noi valico, cioè il paese di Valico Montano che andremo a, dove finiremo, mette in funzione praticamente quattro vallate, ma quando siamo lì lo vedremo in maniera molto, molto più precisa. Va bene, allora, siccome assiderati in strada 12 perché fa freschino, io direi che possiamo tranquillamente andare. Siete d'accordo? Siamo d'accordo, andiamo. Thank you.
Allora Rinaldo, siamo venuti a Rossi. A Rossi di Lumarzo, il paese più alto della Val Fontanabuona. Siamo praticamente a pochissimo dal crinale che è qui di sopra, dello spartiacque. Diciamo, se non consideriamo Barba Gelata, Fontanabuona, che dice che è già Val Trebbia, eccetera, questo è il paese più alto della Fontanabuona. Quindi saremo intorno ai 1000 metri? Quasi. 1100 qualcosa il Monte Lavagnola, quindi saremo più o meno intorno sui 900 qualcosa. Questo paese ha un altro aspetto, diciamo, particolare, un altro dei tanti paesi dell'emigrazione. Di qui partì la mamma natalina di Frank Sinatra, che, come penso tutti i nostri telespettatori sappiano, è stato uno dei più grandi autori, cantanti, un bravissimo uomo di spettacolo, eccetera. Non si sa se per le cronache locali non si sa se poi vi sia mai più venuto a Rossi. Qualcuno racconta che in un certo periodo ci passò un'auto con i vetri scurati, che non si capiva chi c'era a bordo, probabilmente poteva essere lui quando è venuto un tournée in Italia. Però si è guardato bene di fare come hanno fatto gli altri emigranti. Esatto, questa è un po' una storia di sempre di America, di emigrazione, un po' diversa da quella che abbiamo visto prima dei Saturno, un po' una storia un po' diversa, diciamo, e non diciamo altro. bene. Allora, lasciando Rossi e continuando su questa strada, noi chiuderemo questa nostra esperienza su questo valico. Al passo della Colla e scenderemo alla Scoferra, che è il paese che unisce praticamente le quattro valli. Le quattro valli di cui dicevamo prima. E magari cerchiamo di capire un po' come funziona un po' questo territorio. Bene, bene, grazie Rinaldo. Quella signora, lei signora, scappa, venga qui. Ma ci scappa, per dici. Qual è la casa? Sono anche vestita male. Ma cosa vuole? Sono vestito bene io, se figuri un po'. Ma no. Allora, lei vive qui. Sì. Si faccia domandare, come ci si sta? Benissimo. Felice? Sì. Si vive bene, aria bene, buona? Benissimo, ci conosciamo tutti. C'è un magnifico odore di legna bruciata nell'aria. Sì, perché ci sono stufe di legna. Sì. Si è stufa tutti più o meno, si ha stufa di legno. Questo è importante. Quanti abitanti siete che stanno normalmente qui? Normalmente una decina, poi ci sono quelli che vengono il weekend, allora lì sono anche 6 persone, 7, ma più o meno un 10-12, tutto l'anno. E per fare la spesa, signora? Si va o a Scoferra o a Bargagli, Gattorna. Bisogna avere la macchina. Signora, grazie per la sua cortesia. Buongiorno. E buona giornata, arrivederci. Buongiorno. Ho pensato che siccome la macchina di Frank è nuova bisogna che le larghiamo un po' e allora abbiamo allargato le carte che cantano sulla scrivania. Rinaldo, sì. C'è una nostra vecchia discussione, Toriglia è già Val Trebbia. Toriglia e Val Trebbia. Ce l'abbiamo proprio lì alla nostra destra, perché come dalle immagini si può vedere abbiamo oltrepassato il valico, quindi c'è anche una neve più... Noi siamo qui in questo momento. Dov'è che siamo, Marco? Scusa, riprendilo un po'. Allora, che... Noi abbiamo fatto Rossi, questo che vi ho segnato in arancione è lo spartiacque, abbiamo fatto il passo della Colla lì sopra, noi adesso in questo momento siamo in questo tornante e stiamo scendendo per andare a... sulla strada principale. Esatto, sulla strada principale della Scoferra. Di qua è Val Trebbia,
di là e va a Fontanabuona, questo è il nostro lavagna che abbiamo visto prima. Questo è il nostro lavagna che abbiamo visto prima. Franco dice decidere. In questo punto abbiamo fatto le riprese. E qui così possiamo capire una cosa dell'insediamento. Come vedete, dallo spartiacque, questa è la lavagnola che abbiamo visto. Il monte. Questa era Siestri che abbiamo visto l'altra volta. E come vedete questi paesi che sono paesi o piccoli insediamenti che sono più vicini allo spartiacque sono sicuramente quelli di insediamento più antico, perché dallo spartiacque, per esempio nel caso di Sestri, già c'è un crinaletto secondario, cioè, che ci porta direttamente qui a livello delle sorgive di Siestri. Lo stesso vale per Rossi che abbiamo visto prima, quindi che è il paese dove c'è la mamma di Frank. Esatto. Mentre per quello che riguarda poi quello che sarà la scofera, che è il passo di Vallico invece, cioè quello che mette in sistema più valli, è il posto dove si raccorda lo spartiacque principale col percorso di fondo valle che arriva, e quindi questo sarà il passo. Però, mi scusi, dica. Però secondo me la scofera, cioè di là c'è Bargagli. Bargagli non è in Valle, Val Bisagno. Sono quattro valli che metterà in funzione la scofera, che sarà Trebbia, Aveto, Bisagno e Fontanabuona. Trebbia, Aveto? Fontanabuona. Fontanabuona, Bisagno, Trebbia e Scrivia. E quindi è un valico montano tra i più importanti che ci siano, proprio perché ha un sistema di quattro. Allora, di se quattro posso gatti. Riprendervi, assiderati lungo la strada 36. Perché sì. Chi siamo su a zero? Montemo macchina. Diciamo, Di Eva. Ti chiede qua sta basta la macchina. Adesso aspetta che ci facciamo una firma. Vedi, ragazzi, qui fa veramente porca galera. Siamo a Vernego, sì, siamo a Vernego, ragazzi. Sì, 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 ya, 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 oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Da-da. Da-da. Oh boy, oh boy. All right. And I'm glad you're mine. When I'm in your arms, it's so divine. I hear pretty music when they call your name. Baby, 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 do you feel the same? Hey, girl, uh-huh. Tell me, what's the score? Uh-huh. Hey, boy, I love you more and more. Uh-huh. Now that we are married, I will never, 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 never let you go. Siamo entrati in questo magnifico negozio che ci ricorda tanto i tempi andati, con questa simpatica ragazza, modernissima tra l'altro. Vendi praticamente qualunque cosa che possa. Avete delle tabelle merceologiche che comprendono tutte le merci possibili e immaginabili. Sì, tutto quello di cui si può aver bisogno in paese, e non bisogna allontanarsi più di tanto per trovarlo. Certo, senti, fa tanti abitanti. Oggi questo paesino? No, siamo in pochi, però d'estate si riempie un po' di più, ma d'inverno siamo molto pochi. Ci si vive bene? Io non vivo qua adesso, io sono nata e cresciuta qui, però al momento vivo a Torino, nel fine settimana torno e do una mano qui. Bene, mi sembra un'ottima cosa. Senti, complimenti per tutto quello che avete. Grazie, grazie molte. Ce lo dici come ti chiami? Samantha. Bene. Questa è l'alta via dei monti a Liguri. Liguri, questo qui è praticamente il percorso di crinale di spartiacque che scende qua, fa il valico, dopodiché risale, e da qui adesso abbiamo le spalle a nord, no? Qui mettiamo in funzione la Val Fontanabuona, che ce l'abbiamo a
sud-est, esatto, a sud-ovest, la Val Bisagno che ha a sud-ovest, una buona sud-est, la Val Bisagno da questa parte, qui abbiamo la Valle Scrivia col nodo di Laccio e più in giù che Marco inquadra è l'inizio della Val Trebbia. Quindi praticamente questo è il terminale di tappa del passo della scofera. E questo è il classico insediamento di valico che, come dicevo prima, mette in funzione queste quattro valli. Oggi c'era una specie di albergo, c'erano delle locande, c'erano, ecco, fate conto che la strada che, su cui sbucchiamo era la vecchia, la strada 225, poi 226, ancora ricordo io negli anni 70, prima di fare il traforo di Bargagli, prima di fare quello di Laccio, tutti i camion che andavano verso Milano passavano di qua perché andavano a prendere l'autostrada a Busalla prima che ci fosse il raccordo. Quindi erano posti molto trafficati, facevano la Fontanabuona, Boasi, Scofera, Montoggio, Casella. A 30 all'ora. A 30 all'ora, con molti incidenti stradali per ragioni di dimensioni delle strade, tutta una serie di. Meno traffico forse allora. C'era anche meno traffico, però c'era molto, era molto frequentato. E questi erano punti obbligati quasi di tappa per ragioni varie, nel senso che in cima alla salita dovevi fermarti per varie ragioni e c'erano sicuramente, fioriva anche un certo commercio, trattorie, famose trattorie degli autisti o dei camionisti, certo. No? Queste cose. Mondo recente ma ormai quasi praticamente scomparso. Molto interessante, abbiamo fatto un viaggio direi particolare su questi vecchi tracciati, ormai purtroppo dimenticati ma ancora densi di storia, certo. Lo evidenziamo anche dall'imponenza di queste case, ci sono dei veri e propri palazzi importanti e, insomma, che sono ancora visibili. Va bene, allora io direi, signori, che potremo a meno due dichiarare conclusa questa nostra buttade. Mi è un po' se macchina che è un po' ciuccato per il chissà secco. Ciao a tutti! Buongiorno.